Benvenuti all'appuntamento con i Fatti della Sicurezza, il servizio di informazione settimanale della Polizia di Stato. Il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza Alessandro Pansa, accompagnato dal vice capo Francesco Cirillo, si è recato a Palermo per la commemorazione del commissario capo Beppe Montana, del vice questore aggiunto Ninni Cassarà, dell'agente Roberto Antiochia, dell'agente scelto Antonino Agostino e la moglie Ida Giovanna Castelluccio e del procuratore capo presso il Tribunale di Palermo Gaetano Costa, tutti assassinati dalla mafia tra il 1985 e l'89. Al termine delle celebrazioni commemorative, il capo della Polizia ha incontrato i questori delle province siciliane per una riunione operativa. E adesso passiamo alla cronaca. La Polizia inglese ha arrestato a Londra Domenico Rancadore, pluripregiudicato palermitano di 64 anni, destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo scontare 7 anni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione ed altri gravi delitti. L'operazione è avvenuta attraverso precisi dati investigativi forniti dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Potenza, che hanno consentito agli investigatori inglesi, grazie alla collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, di localizzare il luogo dove il ricercato trascorreva la latitanza. Rancadore, detto Professori, era ricercato dal 1994 ed inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell'Interno. Durante la stagione estiva, molte persone, spinte dal desiderio di regalarsi una vacanza, possono incappare in una truffa tipica di questo periodo dell'anno e commessa tramite internet, detta truffa nigeriana. Per riconoscerla, ascoltiamo i consigli del dottor Carlo Solimene, dirigente della seconda divisione del Servizio Polizia Postale. Una delle truffe più ricorrenti sul web in questo periodo è la cosiddetta truffa nigeriana per la locazione di appartamenti e ville in località turistiche note o notissime. Diamo dei consigli per evitare di incorrere in questo tipo di truffa. Certamente la presenza nel testo dell'offerta di riferimenti a utenze soltanto non fisse, la presenza invece di una corrispondenza soltanto via email, la forte sproporzione tra il valore di mercato e il valore offerto per la locazione, o anche un testo sgrammaticato, o ancora la velocità, per esempio, con la quale si richiede il passaggio della caparra per la locazione, questi sono tutti segnali di pericolo sui quali conviene fare un momento di riflessione in più. E per finire parliamo di cultura, e quindi dei libri scritti dai poliziotti che vi consigliamo di leggere sotto l'ombrellone. Il libro che abbiamo scelto questa settimana è Dentro le vele, diario di uno sbirro, di Lorenzo Stabile, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Scampia a Napoli. Le vele di Scampia, gigantesche costruzioni sorte per aggregare le famiglie, sono il teatro desolato di agguati di sangue, alloggi dove vivono bambini che crescono nella povertà e nella violenza. Attraverso storie semplici, l'autore ci racconta una realtà fatta di contraddizioni, emozioni e paure. Buona lettura! Arrivederci al prossimo appuntamento con i Fatti della Sicurezza.